Benvenuta nello studio 4. Grazie. Come vedi è un set fotografico. Non faremo foto oggi, però qua compariranno delle foto. Cercheremo un po' di ripercorrere la tua carriera. Qui abbiamo una puntata di Django. Questa di solito io la metto qua sotto camera, così in primo piano. Va bene, allora pronti per ricominciare da capo questo viaggio? Prontissimi. Partiamo dal principio. 3, 2, 1. Ha scritto libri e sceneggiature, ha diretto documentari, serie TV, film, ci ha raccontato personaggi che si innamorano, che soffrono, che cadono e si rialzano, ma anche criminali irriducibili o donne che non hanno paura a mostrare la loro fragilità. Nella sua carriera non ha mai avuto paura quando era ora di prendere posizione, ma anche il coraggio di accettare nuove sfide, come confrontarsi con un genere come il western. Oggi parleremo di Django con la sua direttrice artistica e regista Francesca Comencini. Benvenuta Francesca. Grazie. Vorrei proprio partire dal principio, prima ancora che tu decidessi di fare la regista, quando eri una semplice spettatrice. Ho portato qua qualche locandina per vedere se tra questi film ce n'è qualcuno che ha segnato la tua carriera da spettatrice. Tutti, tutti. Quello è I compari, McCabe e Mrs. Miller, Django, ovviamente. Questi sono, diciamo, i film con cui io sono cresciuta, perché quando io ero adolescente uscivano questi western degli anni 70, di cui questi sono due esempi stupendi, ce ne sono tantissimi, che hanno formato non solo il mio gusto cinematografico, ma anche il mio carattere. Sono dei film ribelli. E c'è qualcosa di questi film che ritroveremo in Django? Me lo auguro. La follia sicuramente. La famiglia Comencini ad altissima intensità cinematografica. Papà faceva il regista, tu e tua sorella Cristina siete registe, tua sorella Eleonora anche lei lavora nel mondo del cinema. Ma quando andavate al cinema, cosa facevate? Vi sezionavate il film o ve lo godevate semplicemente come spettatori? È una buona domanda, nel senso che si parlava molto di cinema, nel senso... Non andavamo molto al cinema insieme, perché poi ognuno faceva la sua vita così, però mi ricordo quando uscì per esempio Nashville, proprio di Altman, citavamo I compari, che è un film che mio padre aveva adorato, siamo stati quasi costretti ad andarlo tutti a vedere, perché per lui era un modello di altissimo, era un capolavoro, in effetti lo era. E poi soprattutto ho un ricordo... Quando uscivano i film di mio padre, lui era talmente emozionato che non osava andare al primo spettacolo a vedere se la sala era piena o quali erano i commenti, quindi molto spesso mandava in incognito in avanscoperta me e mia sorella Eleonora. Tu hai smesso di fare la spettatrice, diciamo, a tempo pieno molto presto, perché hai esordito molto presto nella regia. Il film si chiamava Pianoforte. La cosa che mi ha incuriosito andando a rileggere un po' gli articoli dell'epoca è che tu sei nata al Festival di Venezia, dove hai vinto il premio per l'opera prima, ma quell'anno eri l'unica regista esordiente a Venezia. Ci sei poi tornata in concorso a Venezia qualche anno dopo con Un giorno speciale, dove eravate 4 donne registe in concorso. Se io oggi vado a leggere i dati per l'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, dicono che nell'ultimo quadriennio il 22,7% di serie o film che sono uscite in territorio europeo sono state dirette da donne registe. Certo, qualcosa si sta muovendo, ma forse c'è ancora molto da fare? C'è moltissimo da fare. Si tratta della rappresentazione del mondo con più voci. Si tratta della cosa più importante che c'è, secondo me, nel nostro tempo. E cioè il fatto che il mondo venga rappresentato politicamente, visivamente, da delle differenze, da più voci, perché l'umanità è così. E l'umanità non può essere raccontata da un'unica voce, che è quella... del maschio bianco eterosessuale. E innanzitutto bisogna che le donne inizino a raccontare a tutti, compreso agli uomini, il loro punto di vista sulla vita, sull'amore, sull'erotismo, sulla violenza. E questa cosa farà cambiare il mondo. Penso che il fatto di essere una donna sia stata una grande fortuna per me, e lo è per le ragazze che hanno voglia di fare questo lavoro adesso ancora di più, perché tutto è stato già raccontato, ma niente dal nostro punto di vista è stato raccontato. E quindi bisogna essere forti e pensare che è una grande fortuna essere una regista donna. Si deve lottare il triplo, ma bisogna farlo.
Quali sono i temi che ti hanno sempre affascinato, che hai sempre voluto raccontare? Sicuramente un tema che mi interessa è il tema del lavoro, che è un tema poco raccontato e più si va avanti, più penso che invece è proprio un tema che andrebbe raccontato. Le condizioni di lavoro determinano le condizioni di vivere, di amarsi, di poter fare progetti, di poter pensare o no di avere un figlio, una figlia, di poter sognare al proprio futuro, e credo che il lavoro, le condizioni del lavoro cambino continuamente e andrebbero raccontate e indagate. È una cosa che mi interessa molto, è uno dei temi, poi ce ne sono tanti altri. Faccio un piccolo passo indietro nella tua carriera, perché hai adattato anche importanti romanzi, penso alla coscienza di Zeno, che tu hai adattato per un film, Le parole di mio padre, un film del 2001. Come nacque la storia dell'adattamento di quei due capitoli? La coscienza di Zeno è uno dei grandi capolavori, secondo me, della letteratura italiana, un libro che adoro. Cioè, lui ha parlato del rapporto con suo padre, Zeno Cosini con suo padre, in un modo mirabile, veramente unico forse. E quindi, essendo un tema che sento molto, mi è venuta questa folle audacia di provare questo adattamento molto libero e molto umile, perché quello è un capolavoro. Nel libro Zeno ha una presenza molto ingombrante, che è quella del padre. Il padre è un tema che torna anche in Django. Django è padre, è una delle piccole differenze che, se vogliamo, c'è rispetto al film, dove lui in un qualche modo è un marito in cerca di vendetta. Ma di Django credo siano stati fatti almeno 30 adattamenti, sì, qualcosa del genere. Sì. Anche se questo è il primo pensato per una serie televisiva. Invece, che Django è quello che incontreremo? Anche qua cerca vendetta? Sì, come il Django originale, è uno straniero che cerca vendetta, è un antieroe ed è un uomo imprevedibile, pericoloso, ma anche ferito, capace di momenti inaspettati di tenerezza. Non voglio dire niente, perché naturalmente bisogna vedere la serie, ma c'è qualcosa legato alla paternità nella sua ricerca di vendetta. C'è anche un altro protagonista maschile, vorremmo capire se sarà antagonista, se saranno amici, nemici. Sicuramente l'incontro non è dei più semplici all'inizio, diciamo così. Si chiama John e lui incarna un po' una figura paterna, un po' per la coprotagonista Sara, ma è un po' anche un padre di questa nuova città che conosceremo, New Babylon, una città utopica dove lui ha riunito una grande famiglia. Cosa puoi raccontarci di... Assolutamente, nel senso che John e Sara hanno fondato una città utopica, che è un po' l'emblema di uno dei grandi temi della serie Django, che è cosa resta una volta che le speranze sono cadute, che gli ideali che avevi, le illusioni che avevi sono perdute. Che cosa resta? Beh, resta la vita da vivere, come ti inventi una seconda possibilità. Quindi in questo senso New Babylon è un po' sia una città utopica, sia una città che racconta, secondo me, uno stato d'animo molto legato alla nostra epoca. Hai introdotto Sara, ma prima di parlare di personaggi femminili, posso dire che c'è un po' anche uno stereotipo che Francesca Comencini sappia raccontare i personaggi femminili meglio di chiunque altro. Sicuramente ci hai dato esempio. Sarebbe un bello stereotipo. Grande racconto, però, come dire, non hai mai messo in secondo piano quelli maschili, anche se penso, no, per esempio, a un film come A Casa Nostra, dove c'è uno straordinario Luca Zingaretti, eppure quel capitano della Guardia di Finanza interpretato da Valeria Golino a me è rimasto in testa. Ma penso anche a un film dove invece affronti la maternità a 40 anni, con una storia molto personale, una lunga attesa, interpretato da Margherita Bui, sto parlando dello Spazio Bianco. È vero, tu hai una predilezione per i personaggi femminili o ti fai solo guidare dalle storie? Non ho una predilezione per i personaggi femminili, ma sono una donna. Ho un approccio diverso ai personaggi femminili rispetto ai personaggi maschili. Amo raccontare entrambi, però trovo intanto che i personaggi femminili complessi, autonomi da un personaggio maschile, cioè non funzione di un personaggio maschile, siano troppo rari nel cinema, e quindi sono importanti da raccontare. E poi io sono una donna e quindi inevitabilmente ho un punto di vista sui personaggi femminili che è più di vicinanza, sento le stesse cose, però adoro raccontare anche i personaggi maschili, assolutamente. Ti faccio questa domanda anche perché mi ha colpito che il cattivissimo di Django sia una donna. Sì. Riesce ad essere
veramente inquietante, anche solo se spesso la vediamo coperta dalla sua maschera. Ci vuoi raccontare un po' chi è questa donna che tutti chiamano la signora? Esatto, The Lady, lei è la nemica di tutto ciò che New Babylon rappresenta, ed è interessante, secondo me, da parte degli sceneggiatori Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli aver raccontato questo personaggio al femminile, perché è come se fossero spesso oggi le donne spaventate dal cambiamento. Ci sono ovunque in giro nel mondo delle rappresentanti politiche, donne molto conservatrici, e quindi in questo senso il personaggio di Elizabeth è un personaggio molto attuale, pieno di paradossi e di contraddizioni. Siamo nel 2014, una serie che si chiama Gomorra. Tu sei stata nella squadra dei registi insieme a Stefano Sollima e Claudio Cupellini. Una serie che forse non ti aspettavi di dirigere, nel senso, era un crime, una di quelle sfide di cui parlavo all'inizio di questa chiacchierata. Com'è andata? Allora, io non me l'aspettavo, avevo adorato Romanzo Criminale. Adoravo il lavoro di Stefano Sollima, mi sembrava un po' quello che dicevamo dei western anni 70, cioè qualcosa che non ha un'intenzione di denuncia così frontale, però facendo un lavoro spettacolare di intrattenimento racconta in maniera molto profonda questo paese. Avevo adorato Romanzo Criminale, quindi mi volevo confrontare col genere, e sono stata grata e sono tuttora molto grata a Stefano Sollima per avermi chiamata in Gomorra. È un regista che ammiro e stimo. Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, gli sceneggiatori di Django, sono anche gli sceneggiatori di Gomorra, ma non sono gli unici nomi che vedremo nei titoli di testa o di coda con cui hai già fatto squadra su Gomorra. Chi sono gli altri? Patrizio Marone, il montatore di Django, è stato il montatore di tutte le stagioni di Gomorra. Paki Meduri, lo scenografo, è stato lo scenografo di Gomorra e che è stato lo scenografo di Django. Alessandro Borgese, stunt coordinator, a proposito delle scene action. E sarà stato felicissimo di lavorare con i cavalli, che so che sono sua passione. Sì, esatto. Esatto, no, cavalli sono stati complicati, però sì, è stato felice. Luca Ricci, effetti speciali, poi c'è tutto il team Cattleya, poi c'è Sky, insomma, un bel pezzo di Gomorra. Parliamo un attimo del lavoro che ha fatto Paki Meduri, perché adesso i nostri spettatori magari ancora non hanno visto Django, ma si troveranno di fronte a questa New Babylon, una città costruita dentro un cratere. Io non so come abbiate trovato quella location, ma soprattutto il lavoro enorme di ricostruzione di questo set. Credo ci sia stata una preparazione enorme. Enorme. Paki è stato eroico, è stato lì, diciamo, trovare qualcosa che potesse avere questo impatto non era facile. Poi quando siamo capitati in questo luogo, Rakos si chiama, in Romania, abbiamo detto basta, bisogna girare qui, e non c'è stato verso, non si poteva fare altrove. Naturalmente era un luogo molto difficile di accesso, molto complicato costruire lì. Paki è stato lì mesi, oltre a essere stato bravissimo dal punto di vista del talento, della visionarietà, del fare tutto in un modo molto particolare, molto preciso, rispettando completamente la visione iniziale che avevo, ma anche migliorandola, anche portando una marea di idee sue, ma anche coraggioso, perché era proprio un'impresa. Nel senso, era un'impresa far stare un'intera città in quel posto. Quindi gli 11 piani a piedi fatti per Gomorra per utilizzare quello specifico appartamento che vi scelto erano solo, come dire, allenamento a quello che hai fatto fare in Django. C'è molta action, sì. Come tutti i western che si rispettino, ci sono anche parecchi proiettili. Ma quali sono i proiettili che fanno più male in Django? Non lo so. Tutti i proiettili fanno male, però forse bisogna vedere, diciamo, dentro questo abito molto appariscente, spero, e molto divertente visivamente, che spero stupirà chi vedrà la serie, perché comunque è uno dei primi western che vengono rifatti in Italia, e ha qualcosa che volevo veramente che lasciasse come un fuoco d'artificio. Dentro c'è un cuore molto caldo, c'è una questione familiare, ci sono dei rapporti con sentimenti che sicuramente feriscono altrettanto e fanno altrettanto male. E
e anche emoziona. Dentro c'è una storia familiare, secondo me, molto potente. Hai parlato prima di protagoniste che ti piace che siano autonome. Come sono le protagoniste di Django? Completamente autonome? Completamente autonome. È una delle cose che ho adorato di questo progetto. Perché è un progetto, Django, in cui c'è un protagonismo, appunto, queste due figure femminili, che in un western non è affatto scontato, però non è fatto in modo intenzionale. Nel senso, sono veramente dei personaggi costruiti a tutto tondo, che hanno le loro contraddizioni. Ma senti che non è perché ci debbono essere dei personaggi femminili, ma che sono un tutt'uno in un progetto di una... È una narrazione molto, molto naturale, in cui trovano uno spazio e hanno, come i personaggi maschili, delle contraddizioni, delle zone buie, sono anche cattive, sono anche impaurite. Sono dei personaggi completi e molto complessi e credo affascinanti, mi auguro. Mi verrebbe da dire che il western è uno dei generi che più ha rappresentato la vividità. Quando tu hai iniziato a pensare di lavorare su un western, hai fatto dei conti su questo metro? Beh, sì, per me come regista donna era interessante raccontare la crisi della virilità, di quei modelli forti. Django, il nostro Django è un uomo anche spezzato rispetto a questo obbligo di dover essere sempre forte, e quindi era interessante raccontare attraverso il genere che più di tutti forse ha stabilito i codici della virilità, come il western, raccontare la crisi del patriarcato dentro quel codice lì. Dicevamo che Django ha ispirato 30 titoli più o meno, ne ricordo uno di un autore che si chiama Quentin Tarantino, la storia è completamente diversa, eppure c'è un omaggio al film di Corbucci in una piccola scena dove c'è un incontro tra Leonardo DiCaprio e l'attore che aveva interpretato Django nel primo film. Ci sono delle sorprese che dobbiamo aspettarci in Django? Beh, sì, ci sono degli omaggi, ovviamente, che Django non poteva essere Django senza alcuni omaggi, senza degli occhi particolarmente belli, e ecco, li avremo anche qui, sì. Ho visto che avete dedicato la serie a Sergio Corbucci. Perché? Cosa ha lasciato in voi? Beh, intanto ha lasciato il primo Django e poi ha lasciato il coraggio, la libertà, la follia. Questo è stato colui che ha inaugurato questa lunga, lunghissima serie di cowboy, antieroi, ribelli, solitari, contro i potenti. Anche il suo Django è un uomo spezzato, è stato un innovatore, un grande, grande ribelle e un grande innovatore. Vuoi invitare i nostri spettatori a vedere Django, spiegando che cosa per te è diventato così particolare per questo western? Ma penso sia qualcosa che non è stato mai visto, diciamo, dal punto di vista delle serie. Intanto è di nuovo un western fatto naturalmente con forze e energie di tutta Europa, ma con una locomotiva italiana, e quindi già questo è degno di interesse. Tornare a osare confrontarsi con questo genere e farlo con audacia e con una spettacolarità continua. Abbiamo cercato di rendere veramente omaggio all'epica e allo spettacolo che è il western, con sempre qualcosa di storto dentro, e quindi credo che sia qualcosa di divertente e di emozionante, come sono i western. Ti aspetto quindi a New Babylon per uno stallo messicano. Andiamo. È stato un piacere parlare con te, grazie. Faremo un grande duello a New Babylon. Grazie a te.